Ragazzi, prima di cominciare il video per il download, per il ringraziamento degli 800 iscritti, barra 900, volevo promettere una cosa. Come avete potuto vedere, ho rinnovato un attimo il layout del canale, il BG, il background e l'avatar. Il merito non è mio, sono onesto, ma è di uno youtuber. Il suo nome è GeroGero, dove il primo Gero, appunto, G-R-O, la seconda volta G3RO, quindi questa piccola modifica nel suo nickname. E comunque link in descrizione se me lo metto anche più di una volta. Lo ringrazio esplicitamente, me l'ha chiesto lui di farlo, però insomma lo ringrazio perché ha solamente 35-40 iscritti, però se ne merita veramente almeno 500 per la sua bravura, perché ha fatto un background come se fossi uno che ha già più di 1000 iscritti, 2000. Insomma, per chi vuole contattarlo, lo contatti appunto su YouTube, che è un modo più semplice per trovarlo. Lo si trova appunto su YouTube con il nome GeroGero, con il 3 a posto della E nella seconda volta. E niente, faccio questa piccola sponsorizzazione appunto per ringraziarlo e anche perché lui me l'ha chiesto. Quindi iscrivetevi molti e se volete un background come il mio o con le caratteristiche simili, andate a contattare lui. Grazie. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Blast. Quest'oggi siamo qui per fare un piccolo video di ringraziamento per le oltre 800 iscrizioni sul mio canale. E per questo vi metterò in download la mia mappa della mia villa su Minecraft. Facciamo intanto una piccola visuale dell'esterno mentre vi parlo di quello che è accaduto. Praticamente in questi ultimi giorni ho ricevuto una valanga di iscritti grazie tipo agli sponsor di 1000 accendini o anche comunque per mia fama, per mio impegno, e quindi sono arrivato almeno 800 iscritti. Per questo, dato che è da un po' che non facevo video di ringraziamento e dato che questa mappa me l'hanno richiesta in molti da quando hanno visto quell'ultimo video della mia esplorazione della villa, di conseguenza ho deciso di mettervela in download. Allora, ok, qua ho appena installato Minecraft perché da un po' che non lo usavo, quindi la musica possiamo mettere 4, sì. Allora, si entra con questa facciata slab, a stone slab. Qua c'è una piccola libreria, anche se ce n'è un'altra qua sopra, con un libro degli incantesimi, e si può incantare quello che si vuole. Wow, il mio ha avuto veramente una buona fortuna. Sharpness 4, Fire Aspect 2 e Knockback 2. Bene, vi consiglio per iniziare a giocare, usa questa texture pack, la DocuCraft. Al massimo la metto in descrizione, al momento non posso usarla perché dopo che ho installato Minecraft, però se volete tipo i download anche di quella basta dirlo. Comunque metto un attimo questa spada qua, perché insomma, è venuta veramente bene, praticamente è tutto l'unione. E questa cesta appunto ci sono le cose incantate più importanti, più belle. Insomma, ora con l'incudine che ho messo da poco qua, non so dove mettere, si possono trasferire, come sapete, unire diciamo due tipi di spade. Allora si entra appunto nella mia villa. Qua c'è una piccola stanza. Mio caro ospite, se fuori del buio, c'è una di quelle lampade nella chest. Questo qua sarebbe il mio nome scritto con numeri e lettere. Niente, qua sono redstone lampe e delle leve. Combustibile per cuocere, direi che ce n'è abbastanza. Perché non lo sapesse, anche il secchio di lava cuoce, quindi niente. E ovviamente qua c'è anche del cibo già precotto. Insomma, perché voglio giocare in survival in questa mappa, per qualche strano motivo ha già tutto pronto. Insomma, serviti con quello che vuoi. Qua c'è altro. Mi piace veramente molto questa nuova texture pack del cibo, che non ha più quello come si dice, quel contorno. Cosa ho messo qua? Ok, come potete vedere intanto il terreno è tutto innevato perché ho fatto gironzolare un sacco di miei amici occupati di neve e hanno un po' insomma fatto il loro dovere. Qua c'è un letto a baldacchino con qualche vaso, molto, molto originali, e qua un salone, un mini salone, mentre da quest'altra parte è un salone per discutere, c'è pure qua. Tutto abbellito da qualche quadro appeso agli spigoli dei muri. Lì ci andremo più tardi, verso la fine del video. Adesso andiamo nel secondo piano, queste sono queste due lanterne, appese da non so dove. Se entriamo da questa parte possiamo notare una piccolissima farm di anguri e zucche, però vi consiglio cioè, perché scaricherà questa mappa, ora non so perché, ma non cresce anche da questa parte. No. No, vabbè,
vabbè, per mettere a posto. Anzi, lo faccio subito. Invece, se si entra da quella, da quell'altra parte, ci sarà una piccola scala per per entrare in questa, in questo scatolo, in questo scatolotto di creeper. Praticamente una piccola casetta da cui non, non dice niente, però insomma non so come abbellire questo spazio. Scusate, ma ho una chiamata. Niente. Dunque. Allora, questo, questo qua, appena entriamo, abbiamo un, una parte tutta bella decorata, bianca, e da quella bianca e azzurri, che rappresenta il paradiso. Da questa parte la ossidiana, che rappresenta l'inferno, insomma, una piccola disposizione messa in questo modo fa veramente effetto. Qua ho alcuni vasi, altri vasi, come vedete, vi stavo dicendo anche, non si può, no, non sapevo. Stavo dicendo che appunto qua c'è un'altra di libreria, però non sapevo cosa mettere fuori, quindi. Per saliamo poi qua, ci sono delle mucche fungo e delle mucche normali. Qua non si, non si può salire qua, a meno che poi c'è dei parkour estremi, però c'è una piccola finestrella. Qua vedete voi come volete, perché non so proprio cosa fare. Comunque, è tutto ricoperto da questo festone rosa e rosso. Il tetto è veramente simmetrico, a mio parere è fatto bene. Perfetto. Usciamo e andiamo, diciamo, nella parte che non c'entra molto con la casa. Insomma, questo qua è la vera villa, e che abbiamo un piccolo ristorante. Nel video precedente non ve l'ho fatto vedere perché è una mia costruzione di recente, e praticamente a questo piccolo palchetto dove noi ci possiamo sedere e boh, ammirare il tutto anche da questa parte, uguali, molto simmetrico, perché come vedete ho scelto proprio su misura. E qua abbiamo, diciamo, un libro, due libri di incantesimi, una torta e un NPC, anche se ne era più di uno, quindi ce ne mettiamo subito altri due. Perfetto, anche di colore diverso. E ce ne mettiamo uno qua e uno qua, bene. Giusto per avere un attimo. E quindi sarebbero quelle persone che stanno al bancone, insomma, che aiutano a servire. Vi assicuro che prima o poi non ne rimarrà nessuno, perché insomma, scappano. Qua abbiamo dei tavolini anche da questa parte. Bene, faccio vedere un attimo anche qua il tetto, molto simmetrico a mio parere. Dunque, anche per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, e spero che gradiate il mio regalo per gli 800 iscritti e oltre 800 iscritti. Quindi questo qua sarà regalo per 800-900, dato che stiamo crescendo veramente tanto. Però il titolo sarà per gli 800. Niente, appena posso metterò il link a Mediafire. Credo di caricare questo video nei giorni tra il 12, il 13 e il 14 dicembre. Spero di non dirmi minchiate. E niente, ci vediamo a un prossimo video. Vi ringrazio ancora tutti per gli 800 iscritti, e spero che appunto questa mappa la potete giocare, scaricare quanto volete e consigliare agli amici. Ciao!